Mazzolo, la gioia è tanta, anche perché si è giocato una grande gara. La San Benedettese era una squadra difficilissima, forse hanno risentito un po' sicuramente dalla gara ieri contro Viareggio, ma oggi contro questo Catania c'era poca strada, credo, per gli avversari. Sì, loro erano un pochino rimaneggiati, però noi avevamo una voglia di vincere, una fame non indifferente. Abbiamo vinto e domani ci giochiamo questa meritata finale. Senti, mi racconti un po' il tuo ingresso in campo, perché ho visto che forse il dettame di Della Negra era di fare un po' il pivot, però particolare, ruotare attorno anche a Rodrigo. L'hai fatto bene, hai sfiorato il gol, l'hai trovato. Credo che sia una grande gioia anche per te questo pomeriggio. Sì, ho iniziato la prima parte di gara esterno, poi si è infortunato Rodrigo e sono entrato io, che dovevo entrare al posto di Fred, se non sbaglio. Mi sono messo avanti, mi è arrivata una palla giocabile e l'ho messa dentro. Fortuna e va bene così, sono contentissimo perché è il primo gol e continuiamo su questa strada. Senti, un grande pregio del pomeriggio di oggi, qual è stato secondo te della squadra? Il pregio è la forza del gruppo, perché secondo me non abbiamo mollato manco un centimetro, solo qualche disattenzione che sicuramente cureremo più tardi, e ci godiamo questa mezzogiornata di riposo e andiamo per domani per vincere questa finale. Le sensazioni per la finale, le tue personali? Le sensazioni mie, è la mia prima finale, è una grande emozione, speriamo di vincerla e di coronare il primo obiettivo della stagione tutti insieme, come vogliamo tutti e come crediamo tutti di fare.